Fabrizio Maronta, membro dal 2005 della redazione di Limes, ha avuto incarichi addirittura dal Ministero dell'Economia e anche all'Università Roma 3. Oggi a Udine, per vicino lontano, per una conferenza alla guerra dei media. È stato chiamato perché appunto è intervenuto nell'ultimo numero di Limes, quaderno speciale, con un interessante articolo su Rupert Murdoch, una figura complessa, magnate australiano, fondatore e attuale dominus dell'impero editoriale News Corporation. Parliamo di Murdoch, quindi. Qual è l'approccio di Murdoch nella politica? È un approccio fondamentalmente prepolitico, nel senso lui ha una concezione della politica e del rapporto con i politici assolutamente utilitaristica. È davvero stupefacente constatare, ripercorrendo la sua biografia, come lui sia riuscito fondamentalmente a appoggiare, e anche spesso con notevole successo in termini poi elettorali, una quantità di figure politicamente agli opposti, agli antipodi, per quanto riguarda l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che sono i suoi due ambiti di maggior presenza. In particolar modo l'Inghilterra, lui per lungo tempo è stato associato a Margaret Thatcher, non solo come metodi di gestione della propria impresa, che erano dei metodi assolutamente ostili ai sindacati, estremamente liberisti e anche molto aggressivi dal punto di vista della linea editoriale, in qualche modo in parallelo a quello che la Thatcher andava facendo in politica. Ha appoggiato John Major, il successore della Thatcher dello stesso partito, dopodiché è passato tranquillamente ad appoggiare Tony Blair, quindi il New Labour, il successore di Tony Blair, Gordon Brown, che ne era stato il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia, e poi David Cameron, che come diciamo, i recenti scandali che hanno riguardato uno dei suoi giornali, News of the World, che ha chiuso, scandali che riguardano l'intercettazione di politici, VIP, corruzione di poliziotti e quant'altro, come questi scandali hanno rivelato in realtà una notevole intrinsechezza tra Murdoch e Cameron che molti non avevano sospettato. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, lui è passato dall'appoggio a Reagan, rapporti un po' tiepidi con l'amministrazione Carter, ma poi appoggio a Clinton, a Bush e addirittura ad Obama. In un'intervista di poco prima dell'elezione di Obama in campagna elettorale nel 2007, lui si diceva addirittura un entusiasta di Obama e sperava che vincesse, quando poco tempo prima aveva detto il contrario. Questo per dire cosa? Che essenzialmente lui appoggia in maniera, ripeto, essenzialmente opportunistica il cavallo vincente, cioè quello che a Murdoch è sempre interessato come editore è avere un rapporto privilegiato con le figure di riferimento del panorama politico dei paesi in cui News Corp, cioè la sua casa editoriale, il suo gigante editoriale, il suo impero editoriale è presente. La grande eccezione è l'Italia. Perché in Italia invece come si è comportato? In Italia si è comportato in realtà in maniera assolutamente logica e conforme alla ratio del suo agire da imprenditore, con una differenza però fondamentale, che in Italia si è trovato a dover competere per un mercato per lui assolutamente strategico, che è quello della televisione, in questo caso digitale, con una figura, Silvio Berlusconi, che oltre a essere un grande editore, il più grande editore italiano, quindi tra virgolette il Murdoch italiano, anche se in sedicesimi, perché comunque Mediaset è decisamente più piccola, era anche un politico e quindi aveva un vantaggio competitivo improprio, tra virgolette, che rischiava seriamente di precludere a Murdoch stesso l'accesso a un mercato molto redditizio. Sappiamo com'è andata, perché in realtà l'ha spuntata Murdoch, e adesso noi quando accendiamo la televisione guardiamo Sky, in realtà guardiamo canali per l'appunto dell'impero News Corp. E senta, lei ha nominato News of the World, è finito Murdoch dopo questo scandalo? No, è finito News of the World, nel senso il giornale ha chiuso. Murdoch è un po' un Andreotti, nel senso la mia impressione, posso sbagliarmi e essere smentito domani, anche perché comunque ci sono processi in corso, audizioni costanti in cui Murdoch viene per l'appunto ascoltato come testimone informato dei fatti, lui e anche molti direttori dei suoi giornali, giornali anche che non hanno chiuso, il Sun, il Mirror e altri, ma la mia impressione è che lui sappia un po' troppo di troppe persone.
politici in vista, appunto per i suoi rapporti, diciamo, anche incestuosi con la politica, specialmente britannica. Quindi io ho la netta impressione che, sebbene l'Inghilterra sia un paese in cui sicuramente lo Stato di diritto vige e forse è più rispettato e applicato che altrove, ho la netta impressione che alla fine della storia Rupert Murdoch come uomo e come editore cadrà abbastanza in piedi. Le ripercussioni sul suo contesto diciamo imprenditoriale, cioè su News Corporation, sono da vedere, anche perché in realtà poi lì il problema fondamentale è che non c'è una vera e propria discendenza, cioè i figli, lui ne ha ben sei, non sono un po', come spesso avviene, non sono una sorta di maledizione delle seconde generazioni, non si mostrano sufficientemente interessati, ma soprattutto sufficientemente abili per tenere le fila di un impero così, così grande, ramificato in quattro continenti su cinque, e soprattutto di rapporti così insomma complessi anche per appunto con la politica oltre che con l'economia. Lo stile dei tabloid di Murdoch, quale potrebbe essere e quali differenze ci sono fra quelli americani e poi l'approccio invece inglese? Ma lo stile dei tabloid di Murdoch in realtà non è lo stile dei tabloid di Murdoch, è lo stile dei tabloid inglesi. Britannici. Murdoch non ha inventato niente in realtà, quello che Murdoch ha fatto è stato tabloidizzare, cioè popolarizzare molte delle testate che ha acquisito. Uno dei casi più eclatanti è stato il Times, che da blasonato giornale londinese è diventato di fatto un tabloid, ma ci sono anche altri casi negli Stati Uniti e altrove. Cioè quello che lui ha fatto è prendere un modello già esistente, cioè quello di una stampa urlata, fondamentalmente abbastanza maschilista, un po' volgarotta, insomma una stampa un po' da, tra virgolette, da bar, mi si passi il termine, e estenderla per fare cassa fondamentalmente, perché lui ha capito da imprenditore spregiudicato e accorto, quale di fatto è sempre stato, che in realtà, specialmente nell'era della televisione e poi ancora di più di internet, con i giornali non si facevano grandi soldi. Paradossalmente, i giornali che hanno dato la stura allo scandalo delle intercettazioni, per l'appunto di cui accennavamo prima, sono due giornali tra virgolette classici, cioè il Guardian in Inghilterra e il New York Times negli Stati Uniti, che sono giornali che perdono soldi, ma che continuano imperterriti a fare, diciamo, un lavoro di indagine giornalistica classica, diciamo. Dove però Murdoch si è trovato in difficoltà negli Stati Uniti, almeno all'inizio, perché in effetti i tabloid sono un po' diversi. I tabloid, che sono giornali proprio da supermercato, perché spesso vengono venduti non nelle edicole ma alle casse dei supermercati, sono dei giornali generalisti, diciamo, cioè ci sono molte più, che ne so, rubriche di viaggi, di cucina, cose di questo genere, e quindi è una stampa un po' meno da caserma, tra virgolette, rispetto a quella popolare britannica, e questo rischiava seriamente di tagliare, di precludere a Murdoch all'inizio, prima che capisse dove fosse, diciamo, l'inghippo, un pubblico fondamentale che è quello femminile, cioè il lettorato femminile americano rischiava all'inizio di essere tagliato fuori. Infatti le vendite dei primi tabloid da lui comprati o lanciati sul mercato americano non andavano benissimo. Poi ha corretto il tiro e adesso viaggia su due binari paralleli, la stampa scandalistica di Murdoch in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.